Amici di InfoTech, benvenuti nella recensione del TV 32 pollici Full HD Smart TV J5005 di Samsung. Terminale molto interessante di fascia entry-level. Ma partiamo subito con le specifiche tecniche. Pannello da 32 pollici Full HD, mega contrasto, pixel quality index pari a 400 punti, dotazione, abbiamo tre porte HDMI, due USB, un ingresso component, cuffie, non c'è la presa SCART, ma il pannello è, devo dire, una ottima unità, un ottimo il contrasto, riproduzione di colori molto, molto buona, possibilità di settare i colori rendendoli più vividi oppure più naturali a seconda delle proprie esigenze. Molto buoni anche i neri, anche qui il nero è possibile settare su tre su più livelli, così come il bianco con la possibilità di bilanciare il bianco e agire sui singoli parametri RGB. La visione dei canali è esaltata dalla presenza dell'HD sempre più diffusa, ma devo dire che anche in standard definition la qualità è tutto sommato da promuovere. Qui alcuni esempi su come è possibile settare le tonalità di nero, soprattutto nei film più scuri. Questa funzionalità l'ho apprezzata veramente tanto. Interessante anche, vedete, la possibilità di settare il bianco. Per quanto riguarda l'audio abbiamo una potenza complessiva di 20 watt. Devo dire che l'audio è veramente uno dei punti forti di questo televisore, molto potente, nitido, con la possibilità di attivare anche il surround. La piattaforma hardware Smart TV firmata da Tizen è assolutamente intuitiva, funziona bene grazie anche al processore quad-core che fa girare il tutto abbastanza fluido. Presente tutte le principali applicazioni di broadcasting e anche tante applicazioni offerte presenti nello store di Samsung. In conclusione, siamo davanti a un ottimo Smart TV, con un rapporto qualità-prezzo molto interessante. È possibile ormai reperire questo televisore a circa 300 euro. Lo consiglio per le funzionalità, per la facilità di utilizzo, per la piattaforma Tizen Smart TV che è veramente ben fatta e per la qualità complessiva dell'immagine e dell'audio. Non mi resta che consigliare questo prodotto. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto mettete un like. Io sono Francesco per InfoTech. Ciao!